Affrontiamo oggi la seconda parte, diciamo, del filtro di Kalman, la seconda lezione dedicata al filtro di Kalman. Rivediamo un attimo brevemente, veramente brevemente, i concetti in maniera tale da riportarli così in vita. Noi abbiamo il problema che ci siamo posti, è lo stesso dell'osservatore di Weber, cioè la stima dello Stato. Quindi il nostro sistema di Kalman è uno spazio di Stato, ovviamente lo Stato non è accessibile per definizione e è accessibile l'uscita. Vogliamo costruire un qualcosa, un oggetto che chiamiamo osservatore, che ci fornisca in uscita una stima di questo stato. Il filtro di Kalman rispetto all'osservatore Weinberger ha introdotto una grande novità, e cioè il fatto che noi abbiamo modellato il nostro modello matematico come sistema stocastico. Cosa significa? Significa che abbiamo introdotto due variabili vettoriali, che sono omega e v, e sono rispettivamente il rumore di processo e il rumore di misura. Queste variabili che significato hanno? Beh, la prima è un artificio matematico che rappresenta una incertezza nella conoscenza del modello matematico. Bene? Mentre la seconda rappresenta qualcosa che è abbastanza più tangibile per noi ingegneri, cioè proprio un rumore di misura, per cui può essere associato in qualche modo alla presenza di sensori. Abbiamo affrontato il filtro di Kalman mettendoci nelle ipotesi più semplici possibili dal punto di vista stocastico, per cui queste sono le ipotesi che ora non ripetiamo. La cosa importante è porre l'attenzione su queste due matrici di covarianza, che sono la matrice covarianza del rumore di processo, la matrice covarianza del rumore di misura, che sono una scelta del progettista, perché nel momento in cui io vado a scrivere il modello matematico, vado ad implementare l'equazione del filtro di Kalman, avrò bisogno di queste due, quindi le scelgo io, e sono le due, sono due grandezze, sono due matrici che influenzano in maniera determinante quello che è il comportamento del filtro. Abbiamo visto che come novità noi definiamo una stima a posteriori, una a priori, cioè definiamo per ogni istante una stima all'istante k utilizzando i dati fino all'istante k e una stima all'istante k utilizzando i dati fino a k-1. Quindi abbiamo introdotto un nuovo simbolo, quindi x cappello per noi è la stima, non quella posteriore, col segnato abbiamo quella a priori, e abbiamo introdotto anche una nuova matrice, che è la stima della covarianza dell'errore. Perché una stima? Perché io non conosco l'errore, proprio perché, diciamo, lo stato non è accessibile. Queste sono le equazioni del filtro di Kalman, e abbiamo dedicato qualche minuto, più di qualche minuto, a capire un po' il significato, per esempio, del guadagno. Abbiamo visto in particolare, oltre all'interpretazione grafica, che quindi saltiamo, abbiamo visto in particolare un aspetto molto importante del guadagno. Il guadagno rappresenta una sorta di compromesso proprio fra queste due matrici di covarianza, che io posso, in maniera discorsiva, posso dire che la matrice di covarianza rappresentano quanta stima io ho nelle misure e quanta stima io ho nel modello. In assoluto questa frase non vuol dire nulla, ma è in relativo fra i due che assume importanza. Perché? Perché quando io ho un buon modello, significa che la mia matrice di covarianza del rumore di processo è più bassa rispetto a quella del rumore di misura, alla fine esce fuori che ho un basso guadagno. Quando io invece ho delle buone misure, viene fuori che ho un alto guadagno. Ora, più bassa rispetto a è molto delicato, è un discorso che facciamo fra molte virgolette, e dobbiamo fare attenzione, qua c'è stata una muria di gessetti, dobbiamo fare molta attenzione. Questa operazione non è lecita, la divisione fra matrici non è lecita nel matematico, per cui che vuol dire?
il rapporto relativo. Beh, ora vediamo qualche esempio, in particolare vediamo, diciamo, uno abbastanza completo e cerchiamo un po' di capire che cosa significa. È un discorso che vale in senso qualitativo e poi va affrontato e va capito caso per caso. Allora, abbiamo visto un po' di proprietà, ovviamente le saltiamo perché abbiamo visto la volta scorsa, e siamo arrivati fino a questo punto qui. Cioè, ok, abbiamo studiato l'osservatore deterministico, Leuenberger, l'osservatore stocastico, Kalman. Cerchiamo di capire che rapporto c'è fra i due. C'è uno migliore dell'altro o meno? Ok. Allora, prima di tutto, ma dal punto di vista del modello matematico, chiaramente la differenza è questa appena detto, no? Che uno si basa su un'equazione deterministica e l'altro stocastica, ma sono io a sceglierle se inserire il rumore di processo o no, quindi in qualche modo è arbitrario. Quello che cambia veramente fra i due è l'obiettivo del progetto dello stimatore dello Stato. Quando io, diciamo, decido di implementare un Leuenberger, ho in mente che cosa? Di assegnare gli autovalori desiderati. Alla fine è l'unico grado di libertà del progettista, tutti gli altri passaggi sono obbligati. Sono gli autovalori desiderati della F, quindi dell'osservatore. Mentre nel caso di Kalman io che cosa assegno? Oltre ad inizializzare le varie matrici, quindi anche la stima covarianza dell'errore dell'errore devo inizializzare, io assegno le due matrici di covarianza. Ok, processo e misura. E questo, beh, vediamo un attimo. Se io alla fine decido di considerare i due filtri nelle stesse condizioni, quindi lineare e stazionario, con qualche altra ipotesi, ho visto che Kalman va a regime. Ok? Allora, riscriviamo le equazioni del filtro di Kalman a regime, col guadagno a regime. Guardate, il guadagno che va a regime. Il resto continua a essere avere il suo andamento. Questa è l'equazione di aggiornamento temporale e faccio i calcoli, scopro che alla fine a regime io ho questa cosa. Cosa vedo qua? Beh, senza che la descrivo, che cosa vedo qua? Beh, io qua vedo che ho una parte di emulazione e ho una parte di refrazione sulle forme. Esattamente le stesse equazioni dell'osservatore di Leuenberger. Allora, quando il filtro di Kalman andato al regime, io sto implementando le stesse equazioni. Se sto implementando le stesse equazioni, questo significa che è semplicemente una diversa interpretazione dei modelli, del modello matematico dei dati. Bene, quindi in qualche modo io posso un po' scegliere se implementare l'uno o l'altro. Quando io in Leuenberger sto assegnando degli autovalori molto veloci, sto dicendo implicitamente che mi fido delle misure più che del modello. Quando faccio un osservatore lento, sto dicendo esattamente il contrario, mi fido delle equazioni più che delle misure. Okay? Quindi in qualche modo vale anche il viceversa. Se io in Kalman metto una matrice di covarianza delle misure molto più piccola rispetto a quella di processo, sto buttando a sinistra che cosa? Beh, gli autovalori che sono impliciti nelle equazioni del filtro di Kalman. Ok? Sempre a regime sono identiche.
cui ci saranno anche degli autovalori. Ok? Quindi, diciamo, è una diversa interpretazione, ognuno può essere letto alla luce dell'altro. Adesso cominciamo una serie, facciamo prima un esempio, poi facciamo quello esteso e cominciamo a implementarlo, poi cerchiamo anche di capire perché Kalman è molto diffuso e Weinberger no. Non lo so il motivo, però forse diciamo una mezza idea ce l'ho e cerchiamo di vedere che succede a Kalman dal punto di vista numerico. Allora, immaginiamo di avere questa situazione. Io ho una costante . Questo è il modello matematico di una costante, va bene? Può essere la proprietà di un materiale, può essere anche una variabile che io assumo costante perché mi fa comodo la temperatura di questa stanza, voglio stimarla, l'assumo costante, chiaro che implicitamente significa che il mio modello ha validità molto locale, vale la prossima mezz'ora per esempio, va bene? È un'ipotesi che posso fare. Però adesso quello che faccio è non ci metto il rumore di processo, voglio capire che cosa succede al mio filtro se io non metto il rumore di processo, perché diciamo questo è costante, voglio misurare la rigidità di questo tavolo, voglio acquisire con una telecamera RGB, voglio acquisire il colore di questa lavagna, è costante, quindi perché gli devo mettere il rumore di processo? Ora vediamo perché lo dobbiamo mettere, anche quando sono sicuro del modello matematico. Allora qui non ce lo metto, cosa misuro? Beh, io misuro proprio la grandezza che mi interessa, per cui ho un sensore che mi misura esattamente la grandezza, solo che capisco più facilmente che il sensore è corrotto da misura, quindi da rumore, quindi io qua ce lo metto il rumore di misura. Vediamo cosa fa il filtro di Kalman. Allora, è un caso molto semplice questo, perché ci serve come caso per toccare con mano questa considerazione che abbiamo fatto sulle covarianze, e la matrice dinamica in questo caso chi è? Beh, è uno scalare, vale 1, perché xk più 1 uguale xk, per cui abbiamo che la matrice dinamica vale 1. La matrice delle uscite è una matrice 1 per 1, perché l'uscita è scalare, lo stato è scalare, sto misurando esattamente lo stato, quindi anche la matrice dell'uscita vale 1. Okay? Dopodiché devo assegnare la matrice di covarianza del rumore di misura. Beh, questo è uno scalare, anche lui, per cui la matrice è 1 per 1, per cui devo assegnare la varianza della sequenza. Bene. Ed è quella che abbiamo messo lì con RB, quindi ho scritto in mezzo. Devo assegnare, devo dare delle condizioni iniziali al mio filtro, che sono oltre alla stima iniziale dello stato, ma anche la stima della covarianza dell'errore, devo inizializzarle entrambe e dopodiché posso calcolare il mio guadagno. Guardate, il mio guadagno, poiché è tutto scalare, posso scriverlo usando la notazione di attrazione, no? Perché questo qua è RD più P a meno 1, la C è unitaria, ci dovrebbe essere anche la C in queste equazioni. Ok? Quindi questo è, diciamo, il mio guadagno che cambia istante per istante. Ovviamente nel guadagno compare la stima a priori della covarianza dell'errore, che a sua volta sappiamo che il filtro di Kalman propaga sia la stima che la sua covarianza, per cui mi devo scrivere le equazioni. Se scrivo le equazioni, semplicemente anche in questo caso prendo le equazioni A vale 1, C vale 1, tutto scalare, quello che viene fuori è esattamente questo. Ok?
osservazioni del filtro di Kalman che io devo implementare per fare la stima di una costante. Quindi molto semplice, devo inizializzare il valore e ottengo che questo è il guadagno. Non chiedo scusa, queste non sono le equazioni di guadagno, sono solo le equazioni di guadagno, poi le implemento nelle altre, però adesso siamo, voglio focalizzare l'attenzione sul guadagno. Ok. Ora, che cosa faccio? Questo evolve col tempo, però voglio farvi notare qualcosa, per cui cosa faccio? Me lo calcolo prima per K in 0, poi per K in 1, i conti li ho fatti qui, e faccio vedere che per K in 0 ovviamente abbiamo la stessa cosa col valore iniziale della stima della covarianza a B, ok? Per cui ho semplicemente, guardate, riduco esattamente. Poi per K uguale a 1, che cosa è interessante? Che io devo scrivere questo qua per 1, quindi disegnato in 1 tratto B, ma disegnato in 1 è P in 0, che ho calcolato, che è questo qui, ok? Quindi che cosa succede? Che vado a fare la sostituzione, faccio un po' di operazioni algebriche facili e ottengo un 2 qua, ok? Quindi che cosa significa? Che in 0 io qui avevo disegnato in 0, adesso qui è comparso un 2, quindi io vado avanti e iterando io arrivo a dire che il mio guadagno qui ha un termine che cresce con il tempo, con K, va bene? Per cui il mio K è uguale, il mio K ovviamente è funzione di K, è uguale, allora qui io posso scriverlo così come più, qua è 1, quindi K più 1, K più 1 disegnato in 0, però se voglio mettere in evidenza questo aspetto del rapporto tra, diciamo in questo caso, la covarianza, la stima della covarianza dell'errore nell'istante iniziale e la varianza del rumore di misura, divido per servirmi e ottengo questa cosa. Allora, che cosa posso notare? Beh, io posso notare una cosa che mi lascia abbastanza perplesso. Perché, guardate, disegnato con 0 è la stima, il valore iniziale, ho inizializzato il mio algoritmo, gli devo dare un certo valore. In generale una matrice, in questo caso non scalare. La stessa cosa per il rumore. Questo è il valore della varianza del rumore di misura. Quindi sono costanti. Però al denominatore ho un termine che cresce con il tempo, per cui questo oggetto qui, perché per K che va all'infinito, annulla il guadagno, ok? Cosa che non mi fa piacere, perché significa che sto aprendo la retroazione. Allora vediamo questa cosa, questo è il fenomeno che io osservo, non mi piace che io ho annullato il guadagno, perché io da controllista ho sempre piacere di avere una bella retroazione. Torno indietro e dico sì, è vero, io ho annullato il guadagno, perché filtro, diciamo, si è annullato? Beh, guardiamo io che ho fatto nel modello matematico. Il modello matematico gli ho detto che il processo è perfetto, per cui dal punto di vista della interpretazione che abbiamo dato al filtro di Kalman, questo è coerente. Il filtro come si sta comportando? Ha un guadagno diverso da zero, perché io all'inizio gli ho detto, con una stima della covarianza dell'errore, gli ho detto guarda, io non mi fido tanto delle condizioni iniziali che ti sto dando, per cui lui all'inizio retroaziona l'errore, dopo un po', poiché il modello è perfetto, lui ignora le misure successive e si basa solo sul numero, ok?
Questa cosa, che è di facile lettura adesso perché abbiamo scelto una costante, vale anche per modelli più complicati. Se io dico che le equazioni sono perfette, il filtro di Kalman a un certo punto smette di refrazionare. Quindi io qua ci devo sempre mettere qualcosa, anche se sono sicuro che quella è una costante, oppure anche se, diciamo, il legame tra due variabili è del tipo una è l'integrale dell'altra, no? Cioè la velocità e la posizione, una è la derivata dell'altra, perché devo mettere il rumore di processo? Perché altrimenti smetto di retroazionare, ok? Quindi questo è un caso limite, però diciamo, ci fa toccare con mano perché siano necessarie tutte e due e diciamo il loro ruolo all'interno del calcolo del guadagno. Ok, se io ho un sistema non lineare, e ora implementiamo Kalman sul sistema non lineare, come faccio ad implementare Kalman? Allora guardate, la cosa è abbastanza semplice. Prendo tutte le equazioni del filtro di Kalman, no? L'aggiornamento temporale x segnato di tappa più è uguale. Io qua che cosa devo mettere? Ricordiamoci quando abbiamo fatto il ragionamento. Ci metto l'avanzamento della dinamica in base alla mia conoscenza del modello. Ci metto il rumore di processo con la stima migliore che ho del rumore di processo, che è 0, perché abbiamo detto che a media valore atteso nullo. Per cui che cosa ci devo mettere? Beh, proprio le equazioni non lineari, in questo caso F. Ok? Quindi F di qualsiasi cosa. Però l'unica cosa che devo fare attenzione qua, io ci devo mettere la migliore stima dello stato che ho nel momento in cui sto calcolando l'avanzamento, l'aggiornamento temporale, che è quella a posteriori. Ok? Per cui la stima a priori all'istante successivo è l'implementazione delle equazioni con quella a posteriori dell'istante corrente, che è la migliore che io ho in questo momento. Ok? Quindi non linee, equazioni non lineari, ma non ci spaventiamo. Per saltiamo all'aggiornamento di misura. Io uso il cappello con K, che è uguale all'inizio segnato con K, più, va bene, ora vediamo come calcolo il K, però per ora facciamo finta che lo calcolo. Che cos'ho? Ho delle misure che devo confrontare con le misure che io mi aspetto utilizzando la mia stima. Le misure che io mi aspetto sono misure che sono, diciamo, che passano attraverso delle equazioni non lineari che noi abbiamo indicato sempre con la lettera A. Funzione di chi? Dello stato. Che ci metto? Guardate, a priori, perché io adesso qua sto usando proprio le misure a distante K, quindi io qui non ce l'ho il cappello, lo sto calcolando, quindi ancora non ce l'ho. Questa è la migliore stima dell'uscita che ho prima di usare i dati in campo. Quindi comunque l'interpretazione, diciamo, del filtro come una parte di emulazione, una parte di retrazione, mi porta a dire qua usa l'equazione non lineare. Ok? Perfetto, quindi F ed H sono queste qua che devo usare. Devo fare attenzione che ogni volta vanno usate con la stima migliore che ho in quell'istante. Cosa manca? Manca il guadagno. Per il guadagno, le due equazioni non le riscrivo perché sono sempre le stesse, ho bisogno di che cosa? Della matrice delle uscite C, ma oltre ho bisogno della matrice della stima, diciamo, della covarianza dell'errore, che a sua volta ha bisogno della matrice dinamica. Chi me le dà? È non lineare, non ce le ho le matrici. Linearizzo, come ho fatto per l'osservatore Gambetta. L'unica cosa a cui devo fare attenzione è il punto rispetto al quale linearizzo, perché io qui devo usare un C con K, ovviamente tempo variabile,
importante osservare, guardate che questa è calcolata rispetto al segnato contabile. Bene, invece là è calcolata rispetto al cappello, che è la misura estimata in quel momento. Ok? Quindi noi abbiamo visto un esempietto in cui abbiamo fatto una linearizzazione, lo vedremo in un esempio pratico fra poco. Questi alla fine adesso sono numeri, per cui io calcolo prima la derivata di parziale rispetto a x in simbolico, poiché H è una funzione di n variabili, cioè dello stato, ma in m valori che è l'uscita, quando vado a fare la derivata parziale, l'abbiamo visto diciamo, nei richiami, questa mi dà proprio una matrice che è m per n, ok? Ovviamente, altrimenti dal punto di vista dimensionale non mi sarei ritrovato. Per cui l'implementazione del filtro di Kalman estesa è identica a quella del filtro di Kalman non esteso. Non esteso, molto semplicemente, dove posso uso le equazioni non lineari che conosco. Dove sono costretto a usare le matrici uso la loro linearizzazione. Bene, quindi nessuna garanzia di convergenza, diciamo, di analisi di stabilità e diciamo, ci affidiamo alla speranza che poi converga l'errore. Però è uno strumento abbastanza, è molto semplice, ok? E ora vediamo l'aspetto teorico, diciamo, praticamente l'unico di oggi, perché poi facciamo esempi, che però credo che sia molto importante. Io ritengo che sia questo il motivo per cui il filtro di Kalman ha un grande successo rispetto all'UNB. Vediamo un attimo che cosa succede al filtro di Kalman quando il mio sistema non è osservato. Domanda che io fino adesso non mi sono fatto. Perché? Perché torno un attimo indietro. Allora, io che operazioni devo fare qui? Guardate, K è uguale a la P, che è una matrice definita positiva, per la C, che è una matrice delle uscite. Poi c'è l'inversione, allora mi preoccupo. Un'inversione è sempre un potenziale rischio di divisione per zero. Allora, cosa c'è là dentro? CP ci trasposto, ma CP si trasposto è a rango pieno? Non lo so, non ho nessuna garanzia che sia a rango pieno, per cui qui potrei avere un problema, però il problema non me lo pongo proprio, perché invece se guardo prima RV, questa è una matrice definita positiva per costruzione, perché è una matrice di covarianza. Se non lo è, ho sbagliato io proprio all'inizio a mettere i dati nel mio problema, ok? Anzi, la scelta del progettista, per cui questa operazione è sempre ben definita, non ci sono problemi. Tutte le altre non hanno nessun problema numerico. Certo, potrei avere una divisione per zero in H e in F, ma quelli sono altri problemi, diciamo, non riguardano il filtro di Kalman. Quindi il filtro di Kalman gira sempre, qualsiasi cosa voi gli diate in pasto. Bene. Ricordiamoci Gutenberger che problema fra virgolette aveva, che secondo me non è un problema. Se il mio sistema è completamente osservabile, tutto a posto, ma altrimenti ho una divisione per zero, perché nel calcolo del guadagno compare l'inversione di una matrice in cui una delle due è la matrice osservabilità. Quindi se il mio sistema non è completamente osservabile ho dei problemi numerici. In realtà quello mi fa capire che deve essere completamente osservabile. C'è un prezzo da pagare se io ho un strumento che non solo non mi chiede questa come ipotesi, ma poi è sempre numericamente ben definito. Vediamo adesso qual è il prezzo da pagare. Da un sistema in forma canonica di osservabilità
Ricordo un attimo che questo non è limitativo, perché? Perché posso portare qualsiasi sistema in forma canonica di osservabilità e non cambio le proprietà di osservabilità. In che senso? Che non cambio la dimensione del sottospazio di osservabilità e di non osservabilità. Va bene? Quindi è un cambio di variabili che mi può far vedere le cose in maniera diversa, ma non cambia il fatto che il mio sistema sia non completamente osservabile. Quindi questa è un'operazione che posso sempre fare. Poi cosa faccio? Partiziono la mia matrice, la stima della covarianza dell'errore. In che modo la partiziono? Beh, voglio tenermi separati la parte osservabile e non osservabile. Quindi quando nei lucidi c'è scritto di dimensioni opportune, quali sono queste dimensioni opportune? Questa è quadrata pari alla dimensione del sottospazio di osservabilità, questa è quadrata pari alla dimensione del sottospazio di non osservabilità, e qui ho le due matrici che sono generalmente rettangolari e che non hanno proprietà particolari, e poi queste due devono essere definite così. Ok? Funzione di K, però adesso ok. Ora che cosa devo fare? Ora devo scrivere il guadagno. La prima riga è proprio la formuletta del guadagno, senza nessuna modifica. Disegnato, trasposto, RD più C, disegnato, trasposto. Ok? E adesso vediamo un attimo che cosa succede. Se io al posto di C ci vado a mettere questa C che ho partizionato, e so che nella forma canonica di osservabilità le ultime colonne N, meno O sono tutte nulle, ok? Quindi quando vado a fare questo prodotto, possiamo magari vabbè, facciamo un attimo velocemente, io qua perché ho partizionato? Proprio per fare questo vabbè, questo non fa niente, pure simmetrico, ma non fa niente, non ci, in questo senso non ci interessa proprio. Allora, a questo punto, quando vado a fare questo prodotto, io qua dico no, questo per questi blocchi sono di dimensioni opportune, lo posso verificare. Quindi ho, dico no, percepiamo no, poi ho questo per questo, quindi ho due blocchi, poi vado a moltiplicare per questo e rimane solamente che cosa? C' con O, dico no, C' con O, trasposto. Ok? Rimane solamente questo qua. Quindi tutta questa cosa qui alla fine è questa qua, dicono solo un blocco di osservabilità. Qualcosa succede anche qua, perché qui è partizionato in questi blocchi qui, qui si è partizionato, però c'è poco da dire, nel senso che qui ho semplicemente dicono per dicono trasposto e P21 per dicono trasposto, va bene? Non c'è niente di notevole. Qua invece qualcosa di notevole ci sta, perché qua è scomparso completamente. Allora, già noto che, chiedo scusa, questo è più corto, già noto che questo è scomparso, e va bene, può essere una cosa naturale, però già noto questo. Qua c'è un P21, vabbè, però andiamo avanti. Che cosa, come faccio a leggerlo? Ancora diciamo non mi è chiarissimo come faccio a leggerlo. Guardate, lo leggo così adesso questo. La mia stima dello stato, se questo è il guadagno, la mia stima dello stato da chi è data? Thank you.
applicare questo K. Poi per Y meno, ma a questo punto io ho Y di K meno, devo moltiplicare C per X, no, X è no, questo è 0, quindi rimane solamente C con O. C con O. Ok. Allora, guardate un attimo, io già comincio a vedere qualcosa di poco piacevole. Y è la mia misura, ok? Poi ho una stima dello stato. Per, diciamo, le proprietà di osservabilità, la parte non osservabile non si vede nell'uscita, per cui la parte non osservabile non sta contribuendo alla riflessione, ok? Il guadagno è un guadagno comunque pieno, perché abbiamo visto che il guadagno è pieno per costruzione. E allora che cosa succede? Guardiamo un attimo solamente la parte non osservabile, la stima della parte non osservabile. Riscriviamo solamente la stima della parte non osservabile. Guardiamo qual è il prezzo che paghiamo. Guardate, questa è l'evoluzione della parte non osservabile, da nessuna parte compare ovviamente l'errore relativo alla parte non osservabile, però io voglio fare qualcosa di più per farlo vedere. Supponiamo che x con o sia 0, per cui y sia 0, io qui che cosa ottengo? Ottengo solamente il rumore di misura, quello vero, no? Quello mio che ho messo nel modello, ok? Perché il mio y sarà sempre dalla misura, è corrotta dalla misura, è corrotta dal rumore. Se qui assumo che è tutto perfetto, quello che succede è che semplicemente il rumore di misura sta andando ad alterare la mia. Scusate, allora io che cosa sto facendo? Sto integrando il rumore di misura. Beh, l'integrale del rumore bianco, è nota come random walking, come passeggiata casuale. E adesso vi faccio vedere qual è il dramma di integrare il rumore bianco. Per cui cosa significa? Che la mia componente non osservabile evolve in maniera assolutamente casuale. Però ricordiamoci di una cosa, che noi abbiamo scritto il modello in forma canonica di osservabilità, per cui noi adesso abbiamo questa componente non osservabile che è comodamente separata dalla componente osservabile. In realtà non è così, in realtà la componente non osservabile è all'interno di quell'osservabile in combinazione lineare, per cui noi non sappiamo assolutamente cosa sta succedendo. Numericamente non ci sono problemi, ma la nostra stima evolve come integrale di rumore. È assolutamente inaffidabile. Immaginate se applicate una retroazione su questa stima. Quindi Nuremberg quasi sarebbe bloccato, dicendo: mi stai facendo fare una divisione per zero. Kalman va avanti e dà dei numeri casuali. Va bene? Ma a questo punto
Dice, ma io me ne accorgo se il mio sistema è osservabile o non osservabile, diciamo che lo so. Ok, se voi siete nella non linearità, che la stragrande maggioranza dei casi è non lineare, magari fate, implementate il filtro di Kalman esteso, le proprietà locali sono configurazioni dipendenti, ossia cambiano di volta in volta, perché state facendo una derivata parziale che è sempre la stessa dal punto di vista simbolico, però state calcolando ogni volta in un punto diverso, quindi le matrici cambiano, quindi voi potreste avere una perdita di osservabilità che è solamente temporanea, va bene? E cosa succede? Guardate, l'ho scritto lì come, ma ve lo dico a voce, cosa succede? Succede che voi avete una componente della stima che evolve in maniera casuale e se lì andate a chiudere una retroazione di controllo, perché abbiamo fatto il controllore, l'osservatore controllore, quindi sappiamo che noi possiamo anche retrazionare la stima, voi state retrazionando una grandezza che varia in maniera casuale, cosa succede? Inseguite un tumore, una variabile casuale. Bene, ora lo vediamo con un caso pratico, va bene? Ok, io insisto, c'è un forte legame con la localizzazione dei corpi rigidi, con la navigazione, e voi diciamo, sapete che avendo anche il corso di robotica alcuni esempi vengono naturali, per cui ho una particolare diciamo, predilezione per questo tipo di esempi. E vediamo, ritroviamo un attimo anche l'esempio che abbiamo visto, per vedere qual è il problema di integrare tumore bianco. Allora, integriamo una velocità e vediamo cosa succede. Allora, guardate, se io misuro l'incremento di una variabile, facciamo nel tempo discreto, quindi immaginate che voi volete sapere la vostra posizione e misurate ogni volta quanti passi avete fatto, ogni volta fate un passo, misurate, fate un altro passo e sommate sempre il passo che avete fatto e dopo un po' vi chiedete ok, ora dove mi trovo, va bene? Facciamo questo modello semplice. Allora, questo è il modello matematico scalare, io ovviamente qua c'è meno perché sto misurando l'incremento del passo che ho fatto, ok? Mi trovo a 100 metri dal mio origine, faccio un passo di un metro, io cosa misuro? Il passo di un metro, per cui io misuro 101 meno 100, più, e c'è un po' di rumore di misura, cioè questo è il mio modello matematico. Allora, cosa posso pensare di fare come stimatore ingenuo? Sommo gli incrementi. E allora qual è il mio stimatore? Il mio stimatore è questo qua, guardate. K più 1 è uguale scappello in K, cioè la stima precedente più, beh, la misura ok? Questa è la mia stima, cioè io sto sommando i passi, per cui scappare un K più 1 uguale quanti passi ho fatto fino adesso più il passo nuovo, quindi ci metto il mio modello matematico e a questo punto calcolo la dinamica dell'errore. Quindi questo è XK più 1 meno XK più 1 faccio XK più 1 quindi meno tutto questo qua. Thank you.
Quindi la mia dinamica dell'errore è l'errore al passo K più 1 uguale all'errore precedente più il rumore. Guardate, uguale a quella di prima, sto integrando il rumore. Vediamo meglio. Questo è il modello, guardate, la meno è diventato più, ma perché è la stessa cosa, perché il rumore, per questo lo per avere, non lo so perché ho messo più, però ce lo teniamo così. Voglio calcolare il valore atteso della voglio calcolare la matrice di covarianza, in questo caso la varianza perché è uno scalare, ok? Il valore atteso è 0, non c'è problema. Perché se fate il valore atteso di questo qua è il valore atteso del rumore, poiché abbiamo deciso che i nostri rumori hanno sempre valore atteso nullo, quindi il valore atteso è 0. Quindi il mio stimatore ha valore atteso 0. Cioè, mi piace, va bene. Vediamo quanto vale la varianza. Allora, per calcolare la varianza in 1, io che cosa devo fare? E quadro in 1. Devo dire, questo qua è il valore atteso, e poi sostituisco questo, che quindi è E in 0 più B in 0 al quadrato. Quindi ho il valore atteso dell'istante iniziale, perché poi faccio il quadrato, il valore atteso dell'istante iniziale, più il doppio prodotto, che è 0, perché diciamo sono scorrelati, più il valore atteso di che cosa? Di V0 al quadrato, e quindi è R al quadrato. Ok? Adesso non facciamo il conto esattamente, però se calcolo la stessa cosa in 2, viene 2 R al quadrato. Quindi il valore atteso di questo signore diverge con la media nulla. Cosa significa questo? La media è questa, significa che la mia incertezza diverge, significa che il integrale del rumore bianco è assolutamente inaffidabile. Allora, questo disegno, questo grafico fa vedere, adesso cerchiamo un attimo di leggerlo, fa vedere cosa succede se poi io vado a ritrazionare questa cosa. Allora, questo che cos'è? Un robot mobile. Io misuro cosa? I passi, no? Si chiama odometria, integro la rotazione, diciamo la velocità angolare alle ruote, e quindi so di quanto ho avanzato, come lo faccio con l'automobile, la stessa cosa, ok? E che faccio? Retraziono la mia stima perché voglio rimanere su un segmento. E allora guardate un attimo, qui voi avete quasi sovrapposti dei quadrati blu e rossi. Perché sono sovrapposti? Perché uno rappresenta la posizione desiderata, io voglio andare lungo un segmento, l'altro rappresenta invece la posizione del mio stimatore, inclusa la retroazione, cioè dove penso di stare. E sono quasi sovrapposti perché io ho fatto un buon controllore, il controllore mi mantiene sul percorso, sulla rotta, quindi io sto qua, penso di stare qua. Poi se invece guardate il triangolino blu, che è stato ottenuto tramite altri sensori non utilizzati, il triangolino blu mi fa vedere che io sto divergendo dal percorso desiderato. E queste ellisse qui è la rappresentazione grafica della covarianza della stima dell'errore. Quindi cosa significa? Media nulla, ma la mia covarianza cresce sempre, per cui l'incertezza è enorme. Se io chiudo un controllore su una stima di una grandezza non osservabile come questa, quello che succede è che io ho un comportamento che è assolutamente inaffidabile. In questo caso ho una deriva dal percorso, ma non lo so che sto derivando, non lo so che sto deviando dal percorso, perché se mi baso solo sui miei sensori io penso di essere esattamente sul percorso. Perché qui c'è questo bel disegnino? Perché qualcuno per scopi didattici ha preso una telecamera e ha detto
io registro qual è la posizione, ora faccio l'esperimento che abbiamo fatto sotto, registro qual è la posizione vera del veicolo, ma non la uso, ti faccio solo vedere che non ti puoi fidare dell'integrale di velocità, che è un aspetto particolare del fatto che stiamo ritrazionando una grandezza non osservata. Ok, giusto così, alcuni casi studio. La mappatura, quando io ho una posizione del veicolo che è nota, misuro le distanze relative fra me e l'ambiente, io posso creare una mappa dell'ambiente. Quindi, se per esempio il mio veicolo è dotato di GPS e misuro qualsiasi cosa, per esempio prendo delle fotografie dell'ambiente, io dopo posso fare una mappa dell'ambiente. Ok? E questo, diciamo, sono applicazioni che conosciamo bene. Ora, se io conosco la mia posizione, tutto a posto, ma se io invece penso di conoscerla tramite l'integrale della velocità e costruisco una mappa, beh, cosa succede? Succedono cose brutte, nel senso che poiché la mia stima va in deriva, la mia mappa soffre di questa deriva, e se vedete, questo è il corridoio di un dipartimento. Tutto sembra tranne il corridoio di un dipartimento, perché sto usando delle misure che sono andate in deriva, e poi vediamo come correggerle. La localizzazione è il problema duale della mappatura, nel senso che io conosco esattamente dei landmark dell'ambiente e misurando la mia posizione relativa rispetto ai landmark mi localizzo all'interno della mappa. Va bene? Per cui io, diciamo, conosco due o tre palazzi più alti di una città, quando cammino li guardo e mi localizzo all'interno della mappa. Esattamente questo. Ovviamente le coordinate sono note. Questo è un esempio di una localizzazione. Che cosa vediamo qua? Qua vediamo un ambiente indoor. Queste sono tutti quanti delle acquisizioni fatte da un robot mobile che ha fatto il giro ed è tornato qui. Nel senso, il fatto di essere tornato vuol dire che si è localizzato sempre bene, ma aveva la mappa dell'ambiente in questo caso. Okay? Dopodiché, diciamo, la cosa più interessante dal punto di vista della robotica è quello che si chiama SLAM, simultanea localizzazione e mappatura, in inglese, quindi END. Se io non conosco l'ambiente, non conosco la mia posizione, posso simultaneamente stimare la mia posizione e creare una mappa dell'ambiente? Sì. Quello che noi facciamo assolutamente in maniera senza istintiva, molto facilmente. Bene? E vediamo matematicamente come si può fare. Questo, per esempio, è un percorso in rosso con una mappa costruita in nero di un robot mobile che aveva solamente delle misure di distanza sul piano. Quindi voi vedete un piano, lui aveva un laser, misurava la distanza, facendo l'ipotesi che quello che misurava era fermo, lui capiva anche dove si trovava. Quindi alla fine era in grado di, diciamo, dare una mappa e localizzarsi contemporaneamente. Ed è questo qua, ok? Quello che vi ho appena detto. Questo è un veicolo, questi sono i landmark. E allora, beh, come posso impostare questa cosa qui? Guardate, questo è solamente didattico, no? Perché poi dal punto di vista numerico c'è di meglio, però giusto per farvi capire, la mia variabile di stato è sia la posizione del veicolo che la posizione di tutti i landmark. Vi ripeto, questo non si implementerebbe così dal punto di vista pratico, però questo ci fa capire il modello matematico semplice. Quindi il mio modello matematico è dato da che cosa? Guardate, la dinamica del veicolo, quindi xv in k più 1 uguale f per xv, più un certo ingresso che, no, sto guidando il veicolo, quindi un certo ingresso, più un certo rumore di processo. E poi, poi la dinamica della posizione dei landmark. Quindi io ho un palo della luce, per me è un landmark. Qual è la sua dinamica? Rimane fermo. Però appena visto che la dinamica, quindi qual è? P con 1 in K più 1 uguale, questa identità significa uguale a P con 1 in K più rumore di processo. In questo modo sto dicendo al filtro di Kalman, tu la posizione di questo palo devi sempre aggiornarla con le nuove misure. La sua dinamica è quella di stare fermo, però io non mi fido tanto del dato che ti sto dando. Per cui tu
non azzerare mai il guadagno anche nella stima della posizione dei pali, dei landmark. Va bene? Quali sono le mie misure? Le posizioni relative. Quindi, per esempio, io sto misurando questa trave, la mia posizione relativa è proprio un vettore xy, okay? Che quindi è esattamente dato da P con I meno xy. Quindi è molto semplice dal punto di vista didattico, nel caso più semplice, implementare un algoritmo che faccia contemporaneamente localizzazione e mappatura. Questo è il caso precedente, in cui qui questo signore aveva fatto la mappatura integrando le proprie velocità e invece qui gli abbiamo fatto fare uno slam fatto bene, ok? E come vedete è questo un corridoio di un dipartimento. In realtà ho detto abbiamo fatto fare, no, questo l'ho scaricato da internet, questo non l'abbiamo fatto, ok? Adesso vi faccio vedere qualcosa che abbiamo fatto sotto con uno studente. Allora, questo vi faccio vedere prima l'animazione della sola odometria. Fatemi mettere un attimo una pausa. Allora, cosa deve fare questo robot che sarebbe il triangolino rosso? Andare avanti e dietro. Come stima la sua posizione? Integra la propria velocità, ok? Solo animazione, quindi non ci sta il mondo reale intorno. Il nostro robot sta andando avanti e torna indietro. Che cos'è questa ellisse? Beh, l'ellisse è la stima della covarianza dell'errore, va bene? Sta crescendo, certo, sì, sta crescendo, però insomma non so tanto, diciamo, altro di quello che sta succedendo. Lui va e torna, le coordinate dovrebbero essere 2,2, quelle lì del iniziale e finale, ok. Che bello, è andato e tornato nello stesso punto, va bene? Per il momento quando tornava indietro sembrava essere stringendo, sembrava restringersi, sì. Questo. Ora guardate il filmato, qua il mouse lo lascio nel punto di partenza. Esatto. Vabbè, comunque queste mattonelle qua rappresentano il punto di partenza. Questo veicolo non sta usando il laser, sta solamente integrando la velocità, va avanti e indietro e il suo controllore lo sta tenendo su questo percorso, quindi un segmento all'andata e un segmento al ritorno, ok? Quindi il controllore è tutto contento perché l'abbiamo visto prima, perché l'animazione di prima era esattamente questa, ok? Ora, questo è il punto da cui è partito e lui è arrivato qui pensando di avere errore nullo, aveva 30 cm di errore, 2 metri, qualche mezzo, 2-3, così, ok? E allora facciamo un bel slam, vediamo prima l'animazione. Cosa succede? Che qui ha visto un landmark che abbiamo visto noi con il laser, vedete l'ellissoide, in questo caso è proprio un'ellisse, come si è ristretto, perché l'incertezza diminuisce col fatto che lui, diciamo... Anche l'incertezza nella posizione dei landmark ovviamente è diminuita, perché in questo caso, allora, che cosa vuol dire? Noi dovremmo avere una matrice di quante dimensioni la stima. In questo caso abbiamo tre oggetti, un veicolo e due landmark, no? Ognuno con due coordinate, quindi è 6. Perché qui abbiamo tre ellissi? Come l'abbiamo disegnata? Beh, abbiamo preso solo gli elementi sulla diagonale, va bene? Sappiamo come disegnare gli ellissi perché l'abbiamo studiato e la dimensione dei semiassi è legata agli elementi sulla diagonale, quindi solamente quelli principali. Ok, vogliamo vedere il video e il video è semplicemente è partito da qua. Quindi questi sono i due landmark, quindi questo è un caso estremamente semplice, no, li abbiamo messi fermi, però non sappiamo dove sono, non sappiamo dove si trovano. Va avanti e indietro e rispetto a prima, diciamo, riesce a localizzarsi. Ci sono dei tratti in cui
va in deriva la stima quando non vede nessuno dei due landmark, va bene? Perché siamo nel caso precedente, che stiamo solo integrando cose. Quindi questo era il punto di partenza, lui ci va sopra, in realtà l'errore non può essere zero perché alla fine lui non li vede più, l'ultimo pezzetto non li vede più, quindi nell'ultimo pezzetto lui sta ancora integrando la velocità. Ok. Facciamo, vi faccio vedere un esempio, tanto adesso questi sono esempi, per cui senza pausa andiamo avanti, così teniamo qualche minuto prima. Vi faccio vedere il caso che è stato un progetto d'esame di un paio di anni fa, va bene? La localizzazione di un sottomarino. Ovviamente non entriamo nel dettaglio della definizione di tutte le variabili perché non ci serve adesso, ci serve solamente capire, il modello era dato, non dovevano ricavare il modello. Allora, rappresentiamo posizione e orientamento di un corpo rigido, la posizione x, y e z, l'orientamento, roll, pitch e yaw. L'anno prossimo capirete che la rappresentazione dell'orientamento è una cosa abbastanza, diciamo, onerosa, no? anche proprio da capire. Questa è quella più semplice ed è quella più diffusa in ambito aeronautico, aereo e nautico. Perché? Perché i veicoli nell'ambito, diciamo, aeronautico hanno tendenzialmente allora il rollio è questo, ok, il beccheggio è questo, il pitch, e lo yaw è questo, ok. Il roll e il pitch sono tendenzialmente vicini a zero se il vostro veicolo, diciamo, è in condizioni, diciamo, di lavoro ideali, per cui, diciamo, questa rappresentazione è sia intuibile facilmente che, diciamo, non soffre di problemi numerici. Lo vedremo l'anno prossimo, ci accontentiamo ora di questa cosa qua. Abbiamo la necessità di definire velocità lineare angolari, anche in questo caso la velocità lineare è banalmente la derivata della posizione, la velocità angolare no, bisogna fare tanti discorsi che faremo l'anno prossimo. L'importante è che noi abbiamo le variabili che ci danno la velocità angolare e le possiamo misurare, qualcosa possiamo misurare. Allora, le equazioni quali sono? La derivata della posizione è uguale a, qua c'è una matrice di rotazione per la derivata di velocità lineare, e per quelle angolari è ancora un po' più strana, funzione dell'orientamento, non mi interessa, adesso non mi interessa, qualcuno mi ha dato l'equazione, basta, ok? Cosa noto nelle equazioni? Che ci sono coseni e seni degli angoli e qua addirittura c'è un'inversione, è non lineare, devo notare questo. Qual è il mio stato? Il mio stato è la posizione del veicolo, quindi sono 6 grandezze, 3 di posizione e 3 di orientamento. Il mio ingresso sono le velocità, quindi è un modello cinematico, non c'è il secondo principio della dinamica, non c'è forza uguale massa per accelerazione. Questi qua li conosco tutte e tre, va bene? Quindi le conosco, perfetto. Ora, cosa misuro? Faccio l'ipotesi di misurare la velocità lineare angolare. Misuro i tre angoli e ci sta tutto perché, diciamo, sono sensori disponibili. Poi misuro la profondità e la distanza dal fondale. La profondità vuol dire che io misuro proprio z, la distanza dal fondale è una cosa un po' più scocciante, ma io sono bravo, se io misuro la distanza dal fondale, questa è la misura e chiaramente entra in gioco anche roll e pitch del veicolo. Mi faccio la mia brava equazione non lineare e mi viene questa, quindi anche l'uscita è non lineare, ok? Z è la variabile, questo è il fondale e queste sono coseno di due variabili di stato. Quindi questa è la mia uscita. I tre angoli, la profondità e la distanza dal fondale. Quindi il mio modello è x punto uguale f di x, f di x u, ok? Tutto quanto è completamente non lineare, ma non mi interessa, qualcuno me lo ha dato e non ho problemi a gestirlo. La mia uscita, io misuro esattamente x4, x5, x6, x3, vabbè, in ordine non fa niente, e poi guardate, misuro x3 meno zb diviso il coseno di x4 per il coseno di x5, quindi qua c'è una componente non lineare, ok? E c'è anche una possibile divisione per zero, quindi io mentalmente registro, se coseno vale 0, qua succede qualcosa di brutto. Pitch uguale a 0 significa che il mio veicolo sta così. Cioè, chiedo scusa, pitch uguale a 0 è così, pitch uguale a 90 gradi, che è il motivo per cui il coseno può valere 0, è più o meno 90 gradi, o è così, ok? Roll, così o così.
vuol dire che ho altri problemi più gravi, per cui diciamo io faccio l'ipotesi che non mi trovo a più o meno 90 gradi. Qui è sbagliato, non è approssimazione, questa è una discretizzazione, quindi discretizzo perché faccio nel tempo discreto e poi, beh, e poi linearizzo. Guardate, la linearizzazione in questo caso sono segni e coseni, quindi o me la faccio carta e penna oppure me la fa molto facilmente il MATLAB. Bene, qualsiasi programma che fa calcolo simbolico, le derivate sono semplici, le cose complicate sono fare l'integrale in simbolico, ok? Per cui è facile, non è complicato. Quindi ho la matrice C e la matrice A. Questa è la matrice C che ha molti uni, perché? Perché io sto proprio misurando quelle grandezze, quindi le prime quattro righe sono lineari e quell'uno sta a significare, guarda, tu stai misurando x con 4, qua stai misurando x con 5, qua stai misurando x con 6, qua stai misurando x con 3, ok? Poi dopo invece, questo c'è la componente non lineare, e cosa vuol dire che ci sono quei tre termini diversi da zero? Sono le tre variabili di stato che influenzano quella misura, z, roll e pitch, ok? Quindi io faccio una specie di check se ho fatto bene le operazioni. La matrice A è un po' più difficile da leggere, l'ho scritta così per curiosità, ma la verifico un paio di volte, ma no, è difficile fare il debug e andare a vedere, se ho fatto degli errori pazienza, me ne accorgerò dopo, però questa è la matrice A, i calcoli me la fatti sempre il MATLAB, va bene? Allora, come faccio a vedere l'osservabilità? E guardate, ci sono due modi. Quando io ho segnato il progetto, pensavo che i ragazzi facessero un calcolo di osservabilità in numerico, cioè che avevo suggerito. Cosa vuol dire in numerico? Vuol dire questo: io ho una funzione, ho A, la coppia A e C, che sono ottenuti da linearizzazione. Quindi, quando vado a mettere i numeretti della mia stima, vedete che A compare la stima, quindi cambia la, ok? La stessa cosa per C, l'ultima riga di C cambia. Quindi la proprietà di osservabilità è solo locale, devo andare a vedere. Io pensavo, vabbè, voi campionate un po' di valori, di soprattutto degli angoli, io ho dato il suggerimento, perché y e z non compaiono, e vedete che cosa succede. Okay? In realtà, molti di loro che hanno fatto, si è fatto il calcolo in simbolico e il MATLAB l'ha gestito senza problemi, cioè hanno messo dentro le A e C simboliche e gli hanno chiesto la matrice di osservabilità, ok? Dopodiché si sono messi a giocare con la matrice di osservabilità e quindi o numerico o simbolico usciva sempre fuori che la osservabilità, il sottospazio di osservabilità a dimensione 4 e quello di non osservabilità. Allora cosa si fa? Ok, facciamo una decomposizione in forma canonica di osservabilità, così vediamo cosa non è osservabile. E in questo caso specifico è uscito che il sottospazio di non osservabilità è esattamente dato da x e y, la posizione sul piano. Allora ragioniamo un attimo. Cosa sto misurando? Io sto misurando gli angoli. Ho proprio il sensore, l'inclinometro e la bussola, per cui quello è osservabile banalmente. Poi sto misurando la profondità, per cui la z è osservabile. Poi misuro la distanza dal fondale, che è ancora una volta una misura di profondità. Ok? Cos'è che non sto proprio misurando? La mia posizione sul piano. E come la ottengo? Ma io sto integrando le velocità e quindi sono nelle situazioni precedenti. E quindi esce fuori che x, y non è osservabile. Ok? Perfetto, e allora che cosa facciamo? Ma il trattino non è un meno più, giusto? No, è il piano XY. Allora, adesso implemento lo stesso Kalman e assegno le matrici di covarianza. E allora ora facciamo un ragionamento. Io devo assegnare, cominciamo da quella più semplice, la covarianza del rumore di misura. È una matrice 5x5, quindi che faccio? Metto 25 numeri, l'eccesso è dire mi devi dare 25 numeri,
L'altra ingenuità è, ma prendi un numero positivo per la, e lo moltiplichi per la matrice identica. Okay? Entrambi i casi sono definiti, cioè uno è sicuramente definito positivo, l'altro fa in modo che sia definito positivo e puoi andare avanti. Ovviamente dare 25 numeri è una scemenza, perché dovrei avere tutte informazioni sulle correlazioni, no? Il significato dei sensori, ma darne uno per la matrice identità è altrettanto un'ingenuità. Perché? Perché sono sensori diversi, hanno caratteristiche diverse, ma addirittura hanno fondoscala diversi, quindi unità di misura diverse. Quindi che vuol dire dare una varianza di 3 se da un lato uno mi misura dei radianti e un altro mi misura dei metri? No, Z è la profondità. Se io ho un veicolo che va a 5.000 metri, ha una certa varianza. Se compro un profondimetro per un veicolo che deve andare a 10 metri, ha una varianza diversa, proprio come valore numerico, con la stessa unità di misura. Per cui io non posso pensare di assegnare la stessa varianza per tutte e 5 le variabili che sto misurando. E allora guardate, ho un valore per il profondimetro, un valore per il profondimetro, un valore per l'altimetro, viceversa, e poi invece per i tre angoli va bene che io abbia un sensore con la stessa unità di misura, stesso sensore, va bene che abbia la stessa varianza. In realtà uno è l'altimetro e uno è misurato col campo magnetico, ma va bene lo stesso. Ok? Quindi il minimo numero di parametri che il progettista mi deve dare qua è 3, solo per la matrice covarianza del rumore. Per quanto riguarda il rumore di processo, che cos'ho? Ho una velocità lineare e una velocità angolare. Quindi una varianza per la velocità lineare e una per quella angolare. Unità di misura sono coerenti. Tutto fuori diagonale, tutto zero, perché l'importante è che sia definito positivo. Questo è il numero minimo di parametri. Per quanto riguarda la stima, la stessa cosa. La stima dello stato, le prime 3 componenti sono in metri, le seconde 3 sono in radianti. Il minimo è che io prenda uno scalare per le 3 componenti lineari e uno scalare per le 3 componenti angolari. Okay? Quindi il progettista qui deve solamente mettere 7 numeretti, tutto il resto è automatico. Filtro di Kalman, le equazioni sono quelle, ci sono le librerie che ve lo fanno, non dovete neanche sforzarvi troppo di scrivere il codice, va bene? E quindi questi sono numeretti che devono essere dati. Facciamo prima la simulazione e poi vediamo i dati sperimentali. Allora, la simulazione sono questi numeri che ho deciso così, a caso. Metto queste matrici di covarianza, lo faremo in esercitazione e giocherete un po' con i valori per capire come modificarle, e poi faccio una traiettoria. Allora, faccio una traiettoria simulata in cui il mio veicolo rimane, X e Y sono le due curve blu e verde, la Z è rossa, quindi si sta muovendo sul piano a profondità costante e sta modificando solamente lo U, ok? Quindi sta facendo una curva. Questo è quello che ho simulato. Ora, i valori singolari di P, guardate che cosa succede. 4 sono bassi e rimangono intorno a 0, e 2 mi vanno in deriva, sono X e Y. La covarianza della stima dell'errore lungo X e Y diverge, ok? L'errore nello stato conferma questa cosa. L'errore verde e blu sta divergendo, gli altri errori rimangono intorno a 0. Guardate, è una simulazione, quindi ho l'errore lungo x e y, altrimenti non me lo dà nessuno l'errore lungo x e y. Questa è una rappresentazione sul piano di x e y. Se vedete, in realtà ha fatto qualche centinaio di metri, non è che si è mosso di chissà quanto. L'errore era nell'ordine dei metri, è una simulazione, ho usato dei numeri vagamente realistici, però voglio dire, rimane una simulazione, quindi si potrei ottenere qualsiasi cosa. Il percorso simulato è blu, quello stimato è rosso, quindi lui sbaglia. Vediamo dei dati sperimentali. Dati sperimentali ci sono, passo di campionamento un secondo,
profondità del fondale, vabbè, 2 e 4 minuti il tempo di simulazione, decido che parto da 0, qualsiasi sia il mio punto è 0, metto queste matrici di covarianza, ah qua devo levare, vabbè, questo 2 non c'entra niente, lo devo levare, e ora MATLAB mi ha cambiato i colori, per cui devo rifare, da quando ho messo questi, questo non ce l'avete nei lucidi, l'ho messo la settimana scorsa e mi ha cambiato i colori, quindi il codice colore adesso è blu, rosso, giallo, giusto? Blu è il primo componente, il MATLAB, poi rosso e poi giallo. Ora, che cosa ho? Queste sono le velocità acquisite, quindi se vedete questa è la velocità lineare, questa è la velocità angolare, il veicolo è stato più o meno fermo in questi 4 minuti, eh? Ok? Ha fatto un po' di su e giù. E va bene, le scrivo, sono gli ingressi. Guardate, guardiamo in attimo, la stima in alto a destra che cos'ho? La stima della, in alto a sinistra, chiedo scusa, la stima della posizione, X è blu, Y è rosso e Z è giallo adesso, giusto? Ok. E va bene, e questo è, qual è l'errore? Boh, X e Y non me lo dà nessuno l'errore, ok? Anzi, non me lo dà nessuno proprio l'errore, perché io ho Y come misura. A destra io ho roll pitch io misurato e stimato, sovraimposti. Perché li posso mettere? Perché proprio tre componenti della Y sono proprio roll pitch io. Quindi se vedete sono proprio sovraimpressi, va bene? Sono uno sopra l'altro, in radianti, vabbè, l'errore lo scriviamo sotto. Poi ho l'altimetro misurato e stimato e sono anche uno sopra l'altro. E poi posso mettere gli errori, nell'uscita posso mettere gli errori. Allora, guardate, questo è l'errore dell'orientamento, questo è l'errore dell'altimetro. Ok, l'errore dell'altimetro, ordine di grandezza dei centimetri, ma se vedete questo è anche una quantizzazione che è dello stesso ordine di grandezza, per cui va bene. L'orientamento in radianti, se vedete, è veramente piccolo, ok? Però c'è qualcosa che non mi... c'è qualcosa che mi disturba in questo... c'è qualcosa che mi disturba in questo... in questa guardate, l'errore medio lungo la linea gialla è diverso da zero. Io l'errore medio diverso da zero mi incupisce, ok? Allora, l'errore non ammedia nulla. Poi, ci sono outlier, questa è una curiosità, vedete questi picchi? I vostri sensori vi danno sempre dei picchi. I picchi danno fastidio al filtro di Kalman, ma noi non li abbiamo proprio gestiti in nessun modo, ok? In tecniche di filtraggio e di identificazione avanzata, i picchi, che sono delle cose di cui soffrono molti sensori, vanno gestiti. Noi invece li stiamo integrando brutalmente. Guardate, c'è una cosa strana qua. Vedete la velocità angolare gialla, che sarebbe la velocità lungo lo yaw, è sempre diversa da zero per tutto il periodo, ok? Però invece il nostro orientamento, che è questo, rimane costante per tutto il periodo. E allora c'è qualcosa che non va. Qualcosa che io attribuivo al fatto che uno dei due sensori non funzionasse bene. In realtà, diciamo, lo possiamo vedere fra poco, è legato alla possibilità di stimare un'altra grandezza del mio sistema dinamico. Ok? Quindi noto queste cose, questa qua non mi piace tanto, però per il resto, diciamo, va tutto bene. X e Y non li retroaziono, ragazzi, X e Y. Se devo controllare il veicolo, le posso retroazionare sulla base, diciamo, sulla base di questo, cioè non è che non le retroazioni, scusa, non mi fido molto di quello che mi esce da questo valore, ok? Ok, allora ragazzi, facciamo uno sforzo finale perché stiamo andando in continuità, preferisco non interrompere. Allora, rimaniamo col fatto che noi qui abbiamo un qualcosa di strano, un errore che non ammedia nulla, sul fatto che c'è una velocità angolare che è diversa da zero, ma la sua grandezza, diciamo, è costante, quindi c'è qualcosa che non mi convince. Vediamo il filtro di Kalman per cosa altro può essere utilizzato. Allora, se io ho un parametro costante all'interno del mio modello matematico,
questa teta si vede in qualche modo l'uscita, cioè fa parte anche della funzione dell'uscita. Ok. Allora, c'è questo parametro che può essere un parametro del vostro modello matematico che voi conoscete, che è costante, voi sapete che è costante, però quindi non è una variabile di stato, però diciamo, non vi fidate troppo del suo valore. E allora che cosa potete pensare di fare? Potete dire, ma io voglio provare a stimare anche il valore di questo parametro. Se il parametro è costante, la sua dinamica è questa. Ok, la dinamica è questa, però l'ho già visto più volte, non è sufficiente mettere la dinamica costante, altrimenti lo stimatore lo ignora, se aggiungo un formulare di processo. Poi cambio il mio stato e definisco uno stato esteso. Ha questa dinamica, ok? Che cosa significa questo? Che io aggiungo questo parametro, il parametro ha una dinamica costante, e dopodiché io questa cosa qua la metto all'interno del mio modello matematico, ok? In realtà sì, così è, questo qua così è f e teta con k, scusate, questo è f e questo è teta, ok? Dopodiché basta, dopodiché io implemento le mie equazioni sul mio filtro di Kalman su queste equazioni. Ok? E basta. Funziona questa cosa? Vediamo se funziona. Perché vediamo se funziona? Beh, perché in realtà quando io ho fatto, torno indietro alle simulazioni, questi sono dati sperimentali. Quando io ho implementato questo filtro di Kalman, ho interpretato questa piccola cosa come questo piccolo errore solo io come un problema del sensore, non sapendo che il sensore che mi dà la velocità angolare di un corpo rigido è caratterizzato dall'avere un bias, una polarizzazione, cioè voi lo accendete e lui vi dà la velocità a meno di una costante che cambia ogni volta che lo accendete, poi cambia lentamente anche durante l'uso. Allora quella che io vedo qua che cos'è? È un parametro costante che posso cercare di levare, ok? Perché questo qui non è dinamica, tutte e tre le componenti hanno un bias, ce l'hanno anche le accelerazioni lineari e quindi anche in questo caso anche le velocità angolari, però noi non abbiamo usato le accelerazioni lineari. Per cui che cosa faccio? Beh, per cui a questo punto io dico, va bene, allora il mio ingresso è la velocità più. Per quelle angolari ho tre costanti. Chi me le dà queste tre costanti? Le definisco come nuove variabili di stato e provo a identificarle. Quindi il mio stato esteso è dato da le sei componenti precedenti più queste tre costanti. Queste tre costanti hanno una dinamica costante, ovviamente. Devo solamente aggiungere il rumore di processo. Il mio modello come cambia? Guardate, cambia poco, nel senso, guardate qua, io ho x e k più 1 uguale x k più t, quello che era tutto uguale a prima, più io qua ho queste tre variabili di stato che devo aggiungere, ok? Quindi vado a fare la mia linearizzazione, esce fuori che la posso calcolare facilmente, non entriamo nei dettagli, ma vi voglio far vedere che sono cose, diciamo, abbiamo già calcolato tutto, dobbiamo solo rimettere un attimo in forma. E cosa aggiungo qua? Guardate, quello che aggiungo qui sono la matrice di stima della covarianza dell'errore, le tre componenti sulla bias della velocità angolare, la stessa cosa faccio sul rumore di processo, ok? So che ci vuole un numero molto piccolo, è 10 a meno 6 addirittura. Quella dell'uscita rimane la stessa perché non è cambiato niente.
E ora rilancio il mio bravo filtro di calma. Cosa noto? Guardate, io ho scritto qui, ho disegnato le polarizzazioni che ho stimato. Perché le ho messe insieme alla velocità? Perché guardate, la linea gialla e la tratteggiata azzurra sotto, che è quella che sta stimando la sua polarizzazione, praticamente uguale ma diversa in modulo, per cui è tutta polarizzazione quella che mi stava dando quel sensore in particolare, ok? E questo è uscito fuori dal filtro di Kalman. E se io guardo adesso gli errori, è tutto uguale a prima, tranne, vedete questo errore che prima era polarizzato, adesso è meglio nulla, per cui in qualche modo era un'operazione che andava fatta, l'abbiamo fatta, siamo contenti e adesso abbiamo una stima, diciamo, più coerente. Questo esempio non lo facciamo, adesso diciamo l'ho sostituito con quello della localizzazione. Questo è stato un progetto d'esame del corso scelta di identificazione e filtraggio, va bene? È un progetto in cui c'è simile a quello precedente, cioè c'è sia la stima dello stato, ma c'è anche un parametro all'interno del modello che vogliamo stimare, ed è stato tratto da un articolo scientifico, quindi tutte le equazioni sono quelle prese da questo articolo e i dati erano invece simulati, ok? Per cui lo saltiamo, e anzi penso che possiamo concludere qua. Lo guardate, se avete curiosità vi posso dare anche il codice. Ok, che bello Kalman, che bello Luenberger, che ipotesi abbiamo fatto per utilizzarli? Beh, la linearità ci consente di affermare la ottimalità di Kalman, però l'abbiamo implementato anche nel caso non lineare, ma soprattutto la gaussianità dei rumori. Oggi pomeriggio vediamo l'ultima tecnica di stima dello stato che rimuove anche questa ipotesi. Ok? Quindi diciamo che dal punto di vista della stima dello stato, dal punto di vista degli aspetti che entreranno nel progetto d'esame, che è la cosa che adesso diciamo, vi può interessare un po' di più, questi sono gli aspetti che entrano. Quello di oggi pomeriggio non fa parte del progetto, quindi la parte pratica, e le ultime lezioni di teoria anche non fanno parte, diciamo, dal punto di vista proprio implementativo del progetto. Quindi le esercitazioni che noi faremo sono Luenberger, finiamo con i dati, diciamo, del circuito RLC, poi facciamo la ritrazione dello stato, una esercitazione, e ne facciamo due sul filtro di calma. Ok, quindi questi sono, diciamo, ciò che ci aspetta da adesso fino a metà dicembre. Va bene? Domande? Allora ci vediamo.